questo incontro dal punto di vista del Signore Gesù Cristo, a questa immagine che ci guida, adesso vedremo perché. Nel Vangelo di questo giorno dice il Signore, scusate, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che stanno nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Amen. Allora, se io adesso dicessi, ma per essere no felici, di più, beati, in questa terra e sempre, che cos'è che ci vuole? Uno si risponde, ci vuole i soldi, perché senza soldi che cosa fai? Sei triste, infelice, la tua vita è un inferno. Allora, quando si vede una persona che è ricca, che è benestante, pensate, non so, alla Veronica Lario, che il nome del suo è diverso, io penso questo nome d'arte, sposata a Berlusconi, poi si è divorziata e sapeva che dopo rispettare il mantenimento dato a Veronica Lario dal tribunale era 3 milioni di euro al mese. Poi Berlusconi ha fatto, come si dice, opposizione, e hanno ridotto a soltanto 1 milione e 200 mesi. Io non so se in tutto l'arco della vita lavorativa prenderò quella cifra lì. Ho fatto i calcoli, sono 46.000 euro al giorno. Ecco, io per guadagnare ci voglio 4 anni di lavoro da prete per fare quella cifra, quindi in un giorno senza fare niente gli arrivano 46.000 euro. Una volta che ho bevuto, se la benzina, la macchina, che ci fai dopo? Ti avanzano un sacco di soldi perché uno non solo ha soddisfatto tutti i suoi bisogni, ma anche se li spendi per i vizi non ce la fai a spendere tutti questi soldi al giorno. Beata quella, c'è i soldi, si diverte. Penseremo noi così o no? Beata questa, o non è beata? Io manco un centesimo di quei 46.000 euro vorrei, perché fanno schifo come sono stati presi. Però umanamente, ecco, non c'è problemi, le bollette, la spesa, le rate di Equitalia, del mutuo, che problemi ci stanno? Mai ho avuto paura che staccasse la corrente perché la bolletta era insoluta? Ho dovuto fare qualche sacrificio per dire non ho i soldi e non posso comprarlo? Mai. È una vita comoda, facile. Beata? Altri sono beati perché c'è un politico che va in alto, comanda. Tutti alla ricerca del politico per avere i favori, perché seguono. Che è dato importante. È beato quell'uomo? Oppure cosa ci vuole? Cioè, uno che un calciatore ben riuscito, un atleta, lo stesso, soldi a palate, tutti i giornali del mondo, il mondo ti va dietro, ti applaude, pallone d'oro, pantofola d'oro, scarpetta d'oro, un attore, un'attrice, basta che fa 50.000 paparazzi che fanno le foto, si dice bene alle 50.000, pubblicato tutti i giornali, sempre in prima fila, ammirato, guardato, film, soldi a palate, la vita degli attori e delle attrici, quando c'è uno che ha meno di 5 divorzi, è un 7, 8, 10,
se no che cos'è? Figli a destra, a sinistra, con quello, con quell'altro, chi li segue? Quello è un successo, VIP, very important person. Qualcuno di noi è una persona importante qui dentro, già sta qualcuno di importante, siamo zero assoluto. Allora, queste dettime sono le cose che rendono beate le persone. No? Che noi pensiamo così, che uno che ha quel posto, che ha raggiunto quella posizione, che ha tanti soldi, è beato. Noi non lo siamo, noi triboliamo perché combattiamo con tutte queste cose che ci assillano l'esistenza in maniera tremenda. E Gesù Cristo ci pone una serie di cose completamente al di là della nostra portata. Beato chi piange. Ma come beato chi piange? Se piange, che beato è? Sta soffrendo, è triste, è vuoto. Perché beato? Beato chi è perseguitato per causa della giustizia. Ma se sei perseguitato, dov'è che, come puoi essere beato? Sei perseguitato, soffri, ingiustamente. Allora, qui c'è da dire a Gesù Cristo, perché hai detto così, Signore? Rivelami la motivazione per cui uno che piange, uno che è perseguitato, uno che è puro di cuore e non si è dato tutte le sostanze di questo mondo, perché questo è beato? E non è beato chi ha i soldi, chi ha un potere, che è importante in questo mondo. Perché questo? Allora, prendiamo una delle beatitudini, qui ce ne sono sette, la più forte è la settima. Se spiegare quella ci starei fino a domani mattina a parlare per quanto è potente questa beatitudine. Oggi invece vorrei spiegare quest'altra. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Allora, qui dentro c'è qualcuno che non ha mai pianto? Qualcuno che... Io sono forte e non piango mai. C'è qualcuno che non ha mai pianto qui dentro? Sì o no? C'è qualcuno che è specializzato nelle lacrime? Sì, questi diversi ne stanno. Specializzati. Poi le lacrime sono di diverso tipo. Anche il diavolo piange. Piange di rabbia quando qualcuno si converte e gli sfugge di mano. Piange di rabbia quando uno che sta crepando per la miseria è invitato da un altro ed esce fuori da quello stato di prostrazione. Piange di rabbia quando sta facendo una cosa per catturare una persona, tutto un piano ben studiato, e quello che sta per morire magari nella sofferenza dice: lode a te, oh Signore. Piange di rabbia perché, come adesso che l'ho messo proprio al massimo della croce, quello benedice il Signore, con quella lode lo sconfigge. E lui piange di rabbia. Ma piangere perché? Allora, ecco, la vita che stiamo vivendo in questo mondo sta diventando, io lo dico per me stesso, ditemi se è vero, se non è vero questo, il mondo da quando esiste va sempre più in basso. Esiste una generazione che ha migliorato, sì, magari come tecnologia ha migliorato, nel campo matrimoniale si è migliorati nei nostri tempi. I matrimoni sono uno sfacelo da tutte le parti, soprattutto più quelli dei giovani, più gli ultimi matrimoni sono peggiori degli altri. Quelli di un tempo dove addirittura non erano manco gli sposi a decidere, perché decidevano le famiglie che si imparentavano: tu ti sposi questa, tu ti sposi questa. Almeno reggevano. Qua dove c'è la libertà di scegliersi chi si vuole o non si vuole sposare, disastro. Più passa il tempo, più peggiora la situazione. A livello economico, con gli ultimi governi che dovevano salvare il disastro fatto dal Berlusconi, con il Napolitano addirittura si è mosso per farlo cascare, poi è migliorato la situazione economica del popolo italiano. Noi siamo in ripresa? Esiste la ripresa? Voi vedete la ripresa da qualche parte? Qui, nella nostra Caritas parrocchiale, abbiamo oltre 70 famiglie che sosteniamo,
da tanti anni ormai, la Cari è stata aperta la stagione di Cottaolo è stata aperta nel 2006, due sole famiglie sono uscite fuori dai guai trovando un lavoro a tempo indeterminato, sufficiente per poter portare avanti la famiglia. Tutti gli altri hanno sempre continuato a vivere con il nostro aiuto, perché nessuno è uscito fuori dai guai. E poi di continuo vengono persone nuove a chiedere aiuto. Di continuo. Io mi sto a chiedere, ma se qui a Martinsicuro non fosse nata la parrocchia Madre di Calcutta, che di conseguenza ha fatto nascere la Carità della parrocchia Sacro Cuore, che di conseguenza ha fatto nascere la Carità della parrocchia San Gabriele Via della Rosa, che succedeva in paese? Per la povertà. Qui stanno almeno 300 famiglie a carico delle Caritas, almeno, ma sono di più. Che succedeva qui e in altre parti? Oggi in Italia, se qualcuno ha letto il giornalino pubblicato del mese di gennaio, l'Istat ha fatto i conti, dalle nostre parti una famiglia di 4 persone, 2 genitori e 2 figli, con le spese che per mantenere l'essenziale devono entrare nella famiglia 1.300 euro al mese. Se entrano di me, o meglio, se la famiglia spende meno di 1.300 euro al mese è perché non c'è i soldi e sta sotto la soglia di povertà assoluta. Ce ne stanno una marea di famiglie che guadagnano meno di 1.300 euro al mese. Povertà assoluta. Non parliamo poi di quella creata delle disgrazie, sto parlando di quella degli italiani. Non parliamo dei rifugiati, quella degli italiani. È così. Tutto peggiora, sia moralmente sia materialmente. Allora, di fronte a questo sfacelo, i femminicidi, le violenze contro i bambini, contro i vecchi, sgozzati per rubargli 50 euro. Ma quando mai queste cose? Ma, fare l'elenco di tutti i giorni che fate regionale, non mi sto a ripetere io. Ecco, c'è solo da piangere, guardando il mondo. Questo dico per pessimismo, è così. C'è solo da piangere. Però uno che fa, passa una vita a piangere, che vita è questa? Chi soffre perché vede tutte queste cose, cerca di evadere da questa vita di sofferenza creandosi delle cose che non lo fanno soffrire. Per non soffrire di tutto il male che c'è, bisogna fare così. Chiudere gli occhi per non vedere, attapparsi le orecchie per non sentire e rendere il cuore duro, insensibile. Allora non soffri più, non le vedi, non le senti, se le vedi le senti non ti toccano le cose, non soffri più, non piangi più. Molti fanno questo, pur di non soffrire, pur di non stare sempre a piangere. Non so, i giovani non sono contenti della vita, stanno male, si drogano. Perché? Perché la droga, quando tu ti inietti l'eroina nelle vene, fai una sniffata di cocaina, quello ti porta in un altro mondo stupefacente, ti fa stupido, ti porti in un altro mondo che non esiste, tu godi. Per il tempo che fa l'effetto la sostanza, poi a un certo punto che fa? L'effetto finisce e ritorni nel mondo ordinario, cioè a soffrire. Stavo tanto bene prima, adesso stai peggio di prima. E il tossico va in cerca della prossima pera o del prossimo sniffo per stare un pochetto meglio. Fino a quando la droga lo uccide e ci rimane. Oppure, cosa fanno i giovani oggi? C'è qualche giovane responsabile che lavora, i pochi che lavorano, che si mette da parte i soldi che guadagna col suo stipendio?
Oggi non è mentalità dei giovani mettere da parte i soldi per costruirsi una casa, per quando si sposa. I soldi servono per divertirsi. Soprattutto nella fascia dell'età da cui uno lavora, però sta ancora a carico della famiglia sua d'origine, cioè i genitori, fino a quando si sposa, quello sarebbe gli unici anni della vita nel quale il giovane potrebbe mettere qualcosa da parte. Ma se uno mette i soldi da parte, non ti diverte. Divertirsi ci vogliono i soldi. Se vai al pub, spendi. In discoteca, spendi. Ti compri una macchina bella sportiva, spendi. Ti compri l'ultimo cellulare, spendi. Spendi, spendi, spendi. I soldi dei giovani non arrivano mai a fine mese e sono carichi di debiti in banca, con le finanziarie, perché compri facile, paghi un po' alla volta e compri, puoi prendere quello che vuoi. Questo fanno i giovani. E i soldi non spesi sono divertimento perso. È stupido che si mette i soldi da parte, perché non si diverte. Come fai a campare in un mondo così brutto? Chi vive in questo modo, per lui i giorni più belli della settimana sono il sabato e la domenica, perché ti diverti, non lavori, non studi. E i giorni più brutti, anzi il giorno più brutto è lunedì mattina, quando torni a lavorare, quando torni a scuola per studiare. Quella è la morte. Muori per 5 giorni e risusciti per 2 giorni, al fine settimana per divertirti. La filosofia dei giovani è questa. Non parliamo degli adulti e così via. Insomma, chi vuole uscire fuori dalle lacrime si trova queste altre cose, le droghe, il divertimento, si trova il mondo degli adulti, tutte quelle cose che sono fatte per non vedere, per non sentire e per il cuore duro. Io non sono andato mai a fare una crociera. Oggi stanno le navi che hanno 3.000 persone dentro, sono delle città che camminano con tutti i lussi più immaginabili del mondo. Uno fa una vacanza fantastica da sogno, una settimana, 10 giorni, 2 settimane, ma poi finisce e torni a casa. Non dura per l'eternità quella cosa. Non esiste quel tipo di vita, è un inganno. Allora noi siamo condannati a vivere nel pianto? Guardate, piangere, per la situazione di oggi, in inglese si dice è un must, cioè si deve. O tu piangi oppure non sei una persona col cuore vivo. Non è così? Non c'è alternativa. Qualche anno fa c'era la Madonnina a Civitavecchia, si diceva che c'era, che non si sentiva più niente. Comunque sono state delle statuette di una donna che hanno pianto lacrime d'acqua, alcune altre lacrime di sangue, e alcune sono state riconosciute. A Siracusa c'è il famoso santuario della Madonna delle Rose, la Madonna delle Lacrime, che è stato un miracolo riconosciuto da tutti i vescovi della Sicilia, perché è evidentissimo, la donna piange. È una cosa strana che la donna pianga. La Madonna che sta in cielo non vede quello che noi vediamo del mondo come va male. Noi vediamo il nostro piccolo orizzonte. La Madonna vede tutto, tutta l'umanità. La Madonna vede anche le cose che noi non riusciamo a vedere, dentro le teste, dentro i cuori delle persone. Vede tutto e piange. E se piange lacrime di sangue, piange lacrime di sangue perché soffre così tremendamente. Ed è la cosa giusta, vera, per come andiamo noi, per quello che facciamo, per come siamo combinati, per quale sarà il nostro futuro, dato questo presente. Allora, guardate, è così. Gesù Cristo dice a chi piange, beato.
È meglio piangere perché vedi, perché senti, perché hai un cuore vivo, o ridere perché hai voluto non vedere più, hai voluto non sentire più, hai voluto avere il cuore duro. Che cosa è meglio per noi? Ditemi queste due alternative. Che cosa è meglio per noi? È meglio essere veri, autentici, anche se questo costa sofferenza, che essere falsi. Sarebbe a dire, se è vero il detto che chi si fa pecora, il lupo se la mangia, tu pecora, preferisci diventare lupo così nessuno ti si mangia, ma dopo tu devi mangiare le pecore, diventi cattivo tu. Quando sei pecora, se muori, almeno muori innocentemente. Ma quando diventi lupo sei un delinquente, diventi uno che sbrana gli altri, sbrana le povere pecore, innocenti. Che cosa è meglio? Meglio piangere ma essere autentici, veri, piuttosto che ridere e diventare delinquenti. Persone col cuore duro, piangere. Beati quelli che piangono. Chi piange sta nella verità. Chi piange è in Dio, chi ride, chi se la gode, chi ha fatto qualsiasi altra scelta per evadere da questa realtà, sta al di fuori di Dio, sta nel regno del maligno. Allora dice, beato chi piange, perché sarà consolato. Allora vedete, la risposta al nostro bisogno di felicità, che non c'è perché stiamo piangendo, ce l'ha Gesù Cristo. Qual è la risposta per coloro che piangono e sono rimasti fedeli al Signore, soffrendo per tutto il male che piaga l'umanità? È questa la risposta. L'avete tutti? Guardate, alzate, fate quello che volete, ma guardate questa immagine bene. Guardatela bene questa immagine. Questa è una bambina che ha pianto, che cosa ha fatto? È scappata e corsa tra le braccia di Gesù Cristo, si è buttata su Gesù Cristo, lo ha afferrato al collo, ci ha appoggiato la testa e Gesù la tiene stretta, con gli occhi chiusi, concentrato a trasmettere da cuore a cuore l'amore che lui prova per questa bambina. Allora, chi piange ha questa possibilità, correre tra le braccia di Gesù Cristo, nessun'altra. Se non vuol far da solo, fai i pasticci che abbiamo detto prima. Se uno corre tra le braccia di Gesù Cristo, riceve la consolazione. Riceve quell'amore di cui ha bisogno e che non trovi da nessun'altra parte. Trovi quell'amore che manca nell'umanità e rende il mondo un disastro, una valle di lacrime, come ben dice la preghiera della Salve Regina. Quello è l'amore di cui abbiamo bisogno, l'amore di Gesù Cristo, consolatore. Quanto è bello, ecco, io ho un compito a casa, per esempio, può farlo bene chi c'ha il computer, chi c'ha la Bibbia con le concordanze, con le note. A me prende la parola consolazione e fatevi un giro sulla Bibbia. Dove questa parola viene usata, troverete delle cose meravigliose. Ve ne accenno solo qualcuna. In verità, io vi dico, è bene per voi che io me ne vada, perché quando me ne sarò andato, manderò a voi il Consolatore, lo Spirito Santo che procede dal Padre,
nel mio nome. Il Consolatore. Una delle modalità attraverso le quali Gesù Cristo definisce lo Spirito Santo, o meglio la sua azione nei nostri confronti, è quella proprio della consolazione. Sapete che significa? Che se noi andassimo qui dentro a vedere, qui c'è il cuore di Gesù Cristo che trasmette lo Spirito Santo al cuore della bambina. Questa è la consolazione. Perché Gesù Cristo chiama lo Spirito Santo Consolatore? Lo fa proprio per definire il contrario dell'azione dello spirito del male, il quale vuole distruggerci, vuole calpestarci, vuole vederci marci triturati per terra, vuole vederci afflitti, vuole vederci senza forze, vuole vederci sconfitti, vuole vederci azzerati. Quello è il suo desiderio. Ah, ho detto prima, il diavolo pure piange. E anche ride. Quando è che gode il diavolo? Il prete, che è andato su tutti i giornali, Don Andrea della diocesi di Padova, ex avvocato, presunta conversione, fatto sacerdote, con 7 amanti, arrestato per traffico di droga, stupefacenti, giro di prostitute, non si sa quante porcherie c'aveva questo qua dietro, un sacco di soldi in vari conti bancari. Quando questo qui è cascato nel mondo dell'erotismo, nel mondo del dio quattrino, nel mondo della delinquenza, che ha fatto il diavolo? Oh! Ha gioito che un uomo di Dio consacrato sacerdote sia cascato nella sua fogna. Uno che invidia un altro che sta meglio di lui, e mettiamo che quell'altro una cosa gli vada male, che dice quello che invidia quell'altro che stava meglio di lui? Fatto bene, questo te meriti. È contento che a quello lì gli è andato male la cosa. Il diavolo e le persone che gli danno retta e hanno, hanno in se stesse lo spirito del male a guida della loro vita, gioiscono quando l'altro soffre, quando l'altro gli vanno male le cose, quando precipita giù chi sta in alto, quando il santo si sporca con i peccati. Quelle sono le gioie dello spirito del male. Lo Spirito Santo fa il movimento contrario, non fa precipitare le persone, le innalza, e se sono cadute le riprende e le riporta in alto, conforta, consola. Ditemi se non è così, dentro di noi questa battaglia avviene tutti i giorni, tra lo spirito del male che ci dovrebbe far vedere. Ditemi se non vi passa nella vita quella fase dove ti alzi e questo fa male, e mio figlio si comporta così, ah, qua i soldi non paga nessuno, e questo è così, vedi tutto negativo. E se ti lasci andare a questa cosa, sprofondi, ti diventa una fase apatica, che anche alzare un dito ti diventa uno sforzo infinito che tu non ce la fai, per quanto stai male. Se invece, o meglio, dentro questa fase, ditemi se non è vero questa cosa qua, chi l'ha sperimentata, non esiste proprio la voce dello Spirito Santo che dice ma no, che non è così, non ti fare ingannare, le cose non stanno così, Cristo è più forte del male, vincerà il Signore, coraggio, rialzati, riprendi il cammino, fai questa cosa, non è così grossa e così impossibile come pensi, avanti, consola. Il mestiere dello Spirito Santo dentro di noi è il mestiere della consolazione. Questa bambina sta assorbendo amore in braccio a Gesù Cristo. Quell'amore la rigenera, la ricarica, le ridà forze, la sta consolando delle lacrime
chi ha versato prima e delle motivazioni per cui ha versato prima quelle lacrime. Questo è importante. Gesù Cristo, con lo Spirito, mettendo di noi lo Spirito Santo, esercita la funzione della consolazione. Se c'è tra gli apostoli del Signore uno che ha veramente sofferto per l'annuncio del Vangelo, questo è San Paolo. Leggete negli Atti degli Apostoli la sua storia, vedrete che in ogni città dove lui andava ad annunciare il Vangelo, sempre si è formata una catena di persone, un gruppo di persone, che in odio a quello che lui diceva e faceva, decideva di uccidere San Paolo. E lui ha rischiato di essere ucciso nei peggio modi, a sassate, per agguati, affogato, abbastonate, incarcerato. Ne ha sofferte di tutte le categorie. Beh, San Paolo dice: benedetto sei tu, Signore Dio Onnipotente, perché tu ci consoli nelle nostre afflizioni e tribolazioni con la tua consolazione, affinché anche noi, nel nostro annuncio del Vangelo, consoliamo le persone che soffrono con la stessa consolazione con la quale tu consoli a noi. San Paolo soffrire più di tutti e rimanere in piedi nella sua sofferenza, perché doveva essere in grado, con la potente consolazione che gli permetteva di reggere prove tremende, di consolare qualsiasi altro genere di persone in qualsiasi altro genere di afflizioni. E di San Paolo, io penso che il Signore a noi apostoli nel mondo ci ha affidato l'ultimo posto, perché altrimenti non possiamo svolgere bene il nostro ministero, non possiamo capire le persone che soffrono, non possiamo essere efficaci nella nostra consolazione agli altri. Questo dice San Paolo. Esercitava un ministero di consolazione con l'annuncio del Vangelo. Allora vedete, quando Gesù Cristo dice beati coloro che piangono perché saranno consolati, non dice adesso ti tolgo il motivo per cui piangi, così non devi più piangere. Ma se dire questo significherebbe che lui dovrebbe togliere tutto il male che esiste sulla faccia della terra e così non piangiamo più. Il Signore sta lottando contro questo, ma sono 2000 anni che lo fa. Ci è riuscito? Per il Signore sarebbe facilissimo riuscirci, ma non lo può fare per rispetto nostro. Facciamo un esempio. Quando c'era la guerra in Iraq, bisogna sconfiggere Saddam Hussein. Bush senior, il padre, dice: ma lui c'è l'esercito, dice: ma che ci vuole a sconfiggere Saddam Hussein? Oppure adesso l'ISIS, si sa dove sta le sue basi, Mosul, ci sono voluti mesi e mesi per conquistarla, ma con tutta la condizione internazionale che ci stava, cioè bastava una bombetta, no, la bombetta atomica, una bombettina atomica di mezzo taglio, ma stavi tutti quanti in un attimo. La battaglia contro l'ISIS è vinta. E ma lì dentro ci stanno in mezzo le altre persone, non c'è niente a che vedere con l'ISIS. Ci stanno i civili. Non si può risolvere così una guerra. Ammazzi tutti e via. Ammazzi gli innocenti pure? Dio, per togliere il male del mondo, non lo può fare soltanto uccidendo le persone cattive. Per esempio il fatto che qualcuno può convertirsi. Anzi, deve convertire. Perché Dio non vuole la morte del peccatore. Lui vuole che ogni peccatore si converta e viva per sempre. Questo è il suo obiettivo. E quindi lavora per la conversione. Per Dio distruggere il male del mondo non significa uccidere tutte le persone che lo praticano. Significa convertire tutte le persone che lo praticano. Questo è il suo obiettivo. E non è facile perché noi opponiamo resistenza all'opera di Dio in noi. Per cui le battaglie non si risolvono mai facilmente. Dice, quello fa un sacco di guai, perché il Signore lo fa morire mai? Se lo facesse morire, tante persone che soffrono a casa sua non soffrirebbero più.
Ma se morisse una persona che fa il male e non si è convertita, andrebbe all'inferno. Dio non lo vuole questo. Dio non vuole che si perdano le sue anime. Le sue anime, Lui ci ha creati. E allora è da tempo per la conversione. E se anche delle persone innocenti devono soffrire, ecco il mistero sofferente dei giusti, che devono soffrire perché i peccatori si convertano. Minimo per dar tempo che i peccatori si convertano. È così, perché Dio vuole tutti quanti salvi. Allora, beati coloro che piangono. L'azione del Signore Gesù non è tanto rivolta al fatto di togliere il peccato, togliere la causa delle nostre lacrime, ma rivolta al fatto, la consolazione, che per quanto uno abbia motivi per piangere, sta in piedi interiormente, sta in piedi spiritualmente, non crolli giù. Il Signore vuole che ciascuno di noi qui dentro sia capace di reggere il peso della sua croce, prima che toglierla. Prima è importante che sappiamo essere in piedi nonostante la croce, poi ce la può togliere. E nei tempi, nei modi che Lui sa quali sono quelli giusti. E ricordo che sulla croce si fa l'apostolato più efficace per la salvezza delle anime, è il bene più importante. Che significa? Ecco, uno, c'è una cosa brutta, una situazione che lo fa soffrire. Posso fare un milione di esempi, le famiglie rovinate dal tradimento, dall'amore fiacco, che ti lascia insoddisfazione. Ma allora uno soffre per questa cosa. Ma chi ho sposato? Ma che razza di figli ti ha dato subito in un modo e il perfetto contrario? Noi sacerdoti facciamo le cose per il Signore, venite, ascoltate la parola di Dio. Interessa niente a nessuno. Gesù guarisce. Dove stanno i malati che guariscono? Cioè, non ci vengono. Perché non ci credono. Allora, uno dice, distrutto, dice, la mia vita è in inferno. Come mi sono sposato questa persona? Mi sono sposato il mio carceriere. Come ho fatto questi figli? Ho generato la mia rovina. Mi fanno soffrire. Come ho trovato questo lavoro? Era meglio che andavo a zappare la terra con l'orticello mio. Soffrivo di meno, guadagnavo di meno, ma soffrivo di meno. E così via, tante altre cose. La consolazione del Signore è la consolazione che ci permette di stare in piedi nonostante quella cosa tremenda che ti fa soffrire. Quando questa bambina uscirà da questo braccio del Signore, la cosa che l'ha fatta piangere non conta più, conta i centesimali, perché l'abbraccio del Signore che ti dà la vita, è l'aver ricevuto il suo amore che ti permette di stare in piedi col coniuge che ti ama poco o per niente, o che è meglio ti mette le corna, con quell'altro che ti fa tortura, con quella... tanto ci chiama Cristo. Chi mi distrugge più? Chi è che mi può ammazzare se Cristo mi tiene in vita? La consolazione del Signore ci permette di avere un amore così grande che le altre cose non ci ammazzano più. Ma quanti giovani, qui apostolato con i giovani, che sono insoddisfatti dei genitori, quando scoprono Cristo e l'amore che Lui dà a loro, perdonano il padre e la madre, li comprendono e vogliono, come fanno la parte, per volergli bene. Onora tuo padre e tua madre. Cominciano a ricambiare l'amore dei genitori, mal dato, ma quel po' che è stato dato. Le guardano al positivo. Perché già l'amore di cui avevano bisogno i giovani è stato soddisfatto dall'amore di Cristo, che ti ha asciugato le lacrime. E ti ha reso in grado di poter amare pur non avendo avuto l'amore dalle figure fondamentali della vita terrena a sufficienza per quello che uno aveva bisogno. Perché l'amore di Cristo è talmente grande che la mancanza di amore terreno
diventa piccola, insignificante, perché il suo è il grande amore di cui abbiamo bisogno, è il suo il grande amore che ci permette di reggere e di stare in piedi. Vero o no questo? Perché ci stanno, non so, delle coppie sempre a litigare, i matrimoni si sfasciano dopo pochi mesi che sono fatti, due non si riescono a vedere bene. E ci sono delle coppie che oltre a volersi bene benissimo, oltre a avere i propri figli naturali che fanno i pasticci, vogliono bene lo stesso, hanno la forza di prendersi una, due, tre, cinque persone, ma con problemi di handicap fisico o mentale o tutte e due insieme, per dare amore anche a questi bambini, ragazzi, persone che non ce l'hanno avuto. Perché tanta è la forza interiore che ti viene dal fatto di essere amato da Cristo, che riesce a portare amore ovunque e a reggere in qualsiasi situazione. Questo è l'importante. Consolati dal Dio per cui diventiamo capaci di portare consolazione là dove questa è necessaria. Per quanto è grande l'amore di Dio per noi, per come si riversa l'amore di Dio su di noi. Ecco perché è importante questa immagine oggi. Beati coloro che piangono, che non si sono corrotti pur di non piangere e di non soffrire dello schifo di questo mondo. Beati coloro che piangono, perché questi riceveranno la consolazione di Gesù, il suo spirito di consolazione, l'amore di Dio infinito nei nostri cuori. Qui dobbiamo veramente schiacciare la testa del serpente su di noi. Il serpente ci ha ingannati, ci ha detto che Dio non ci ama, che Dio è quello che ci fabbrica le croci, per cui non ci fidiamo di lui. O se ci fidiamo fino a un certo punto, stiamo sempre attenti, non mi frega questo. Dio ci ama, Dio è amore, è quello di cui abbiamo bisogno, è quello che ci dà la forza di stare in piedi, è quello che ci permette di amare dovunque e in qualsiasi situazione noi viviamo, è quello che ci permette di asciugare le lacrime agli altri che piangono, anche se piangiamo noi. E chi fa questo ha schiacciato la testa del serpente della sua vita. Il demonio ci vuole nascondere quanto Dio ci ama. Quello che ha fatto Eva all'inizio dei tempi lo fa oggi con noi. Dio, ma non è vero che ti vuole tutto sto bene, tu sei stupido, tu sei stupida Eva. Dio ti ha proibito di mangiare di quel frutto lì, perché lui sa che nel momento in cui ne mangi diventi come lui. Non ce n'è più bisogno, fai la parte eterna di te stessa. Dio è invidioso di te, vuole che tu gli sia suddito, non ti vuole al suo pari. Vuole che tu dipenda da lui, non che tu sia sufficiente. E allora continua a fare la fessa, non te lo mangiare e fai ta vita da schiava. E quella, ma ha dubitato. Ma allora non è vero che Dio mi ama. Ma allora Dio mi ha nascosto questa cosa. Ma allora, no, allora io voglio vivere, voglio essere il Dio di me stessa. Ha fatto nel suo piccolo il peccato di Lucifero, che vuole essere Dio di se stesso, non vuole avere nessun padre eterno sopra di sé. Basto io per tutto. L'io superbo, l'io assoluto. Vivere senza amore, senza essere amati da nessuno, senza dipendere da nessuno. Guardate, ricordate l'altra volta Gesù, l'agnello di Dio. La grandezza di Gesù Cristo, che lui è il piccolino di Dio. Gesù dipendeva dal Padre, Gesù non ha fatto mai di testa sua, Gesù l'agnellino di Dio ha seguito sempre il Padre dove il Padre è andato. Non si può fare i padri eterni, noi nel migliore dei casi siamo l'agnello di Dio, nel migliore dei casi.
Se il diavolo ci vuole tenere nascosto l'amore di Dio, guardate che grande realtà, ecco perché il Signore ci permette di peccare. Dio ci lascia sbattere la testa dove vogliamo, e quando tutti, invece di finirci di calpestare, di dominarci, viene lì con misericordia, ci raccoglie e ci vuole veramente. Il mondo ci condanna, Dio condanna, Dio non ci condanna mai, ci rialza, ci salva e ci vuole far sperimentare quanto Lui ci vuole bene, che l'amore suo per noi è infinito. Per quanto un bravo papà o una brava mamma, per quanto uno possa avere un coniuge santo e santissimo che si farebbe tagliare a pezzettini per te, per quanto uno possa avere dei figli che ricambiano l'amore dei genitori, dove stanno, la perfezione non esistono, niente, nulla, nessuno può essere messo a comparazione con l'amore di Dio per noi. Nessuno. L'amore di Dio per noi è infinito. Io so benissimo che questo che dico io sono chiacchiere. Io spero che lo Spirito di Dio mente male ve lo faccia sentire nel cuore, che è così la realtà. Dio ci ama. L'amore di Dio per noi è tanto grande che anche quando siamo nemici Dio ci ama lo stesso. Dio è colui che ama i suoi nemici, perché ama punto e basta, ama tutto e tutti, e in qualsiasi situazione. Per cui, beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Gesù ci consola inviando nel nostro cuore lo spirito della consolazione.